La recente visita al carcere di Poggioreale è stata una delle prime azioni compiute da Ministro della Giustizia per Carlo Nordio, che ha preso visione dei problemi dovuti essenzialmente alle strutture, alla carenza di personale e di risorse. Un primo passo accolto con favore dal garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, impegnato in un tour che punta a portare qualche momento di svago e cultura all'interno degli istituti di pena campani. Ad Avellino il gruppo musicale Incanto ha accompagnato i detenuti in una lezione di canto, coinvolgendosi alla sezione maschile che femminile. Il ministro Nordio è venuto, credo, sia a Poggioreale che poi al carcere di Roma. Non è una visita di cortesia, una visita diplomatica, sicuramente di merito. Mi ha però sorpreso negativamente che lui visita un carcere di 2200 detenuti e non ne incontra nessuno. Come mi ha sorpreso positivamente che lui parla di depenalizzazione dei reati minori e quindi anche della possibilità di accorciare i tempi dei processi, evitare la custodia cautelare. Vediamo, siamo ancora alle prime battute, però io qua voglio ricordare alla politica che non bisogna vivere più il populismo politico e il populismo penale. Per la direttrice Concetta Felaco un momento importante per la vita del carcere. La musica, la condivisione con l'esterno, la partecipazione del volontariato e offre delle occasioni per poter a loro stessi insomma vivere dei momenti, come dire, di staccare un po' la spina e recuperare anche una situazione di normalità all'interno di una realtà che comunque resta una realtà pesante come quella del carcere.